Amici, ma soprattutto amiche di Outcast, ben ritrovati. Io sono Francesco Tanzillo e con me oggi c'è Andrea Peduzzi buongiorno. e Massimiliano Gallo. Ciao a tutti, che compostezza, Peduzzi, buongiorno. <ride> È così che si fa, dici la verità, eh? mi sono quasi sorpreso. E allora inizierei direttamente, dato che comunque siamo fatti i nostri nove minuti di cazzeggio, entrando direttamente a muso duro nella scaletta che ci è stata impostata dall'alto dal nostro illuminato signore Andrea Maderna dall'alto di Parigi. Lodiamo tutti quanti il Maderna. e Direi che allora io ho sentito pareri contrastanti su questo film. e So anche tu cosa ne pensi, io voglio che tu esprimi il tuo pensiero dopo che l'hai maturato al nostro pubblico perché ti sei sparato l'anteprima di Silent Night Bravo, sì, sì, sì. Allora, mi sono sparato l'anteprima di Silent Night e tra l'altro c'era mezza, mezza Milestone, nel senso che il film era prodotto, è prodotto distribuito, non prodotto, è distribuito in Italia da Plyon, per cui ci abbiamo trovato praticamente metà Milestone tranne tranne Talarico ovvio E in ogni caso eh, ero andato con una certa voglia primo perché vabbè, sono un fan di John Woo mi, mi, addirittura Submission Impossible è uno dei miei preferiti se non a cuore il mio preferito in più sono anche un fan dei film che tendono a declinare così il Natale in maniera, tra virgolette, iconoclassa, per cui mi piace Die Hard, che poi vabbè, è anche un discorso a parte. Mi è piaciuto il film che è uscito l'anno scorso, in cui c'era David Harbour che faceva Babbo Natale, ed era un grande omaggio ai classici di Natale, violenti, eh, in che declinava le gag di Mamma ho perso l'aereo in chiave... In chiave... E, insomma, mi piace quell'idea lì e secondo me questo in potenza poteva essere il mio film di Natale. Cioè, comunque proprio... Tanto è il ritorno a Hollywood di, di John Woo che l'ultima volta, se non sbaglio, è stato con Paycheck, per cui parliamo addirittura di 20 anni fa, 2023. Eh, sì, non è stato per un cui... bellissimo addio. eh! No, e questo secondo me poi capisco che eh, davvero ci sono parti contrastanti, eh, non è stato un grandissimo ritorno. Perché? Eh, allora, il film è un film di vendetta classico, ma proprio classico in tutta l'impostazione, nel senso che c'è la, la, la parte, a parte che vabbè, a parte un prologo che ti butta già in media però poi ritorna e ricostruisce gli eventi, c'è quest'uomo che, God Luck, interpretato da Joel Kidaman, che eh, perde un figlio perché nel suo quartiere eh, vive in un brutto quartiere, c'erano delle sparatorie tra bande. E il figlio rimane coinvolto e rimane coinvolto anche lui. Loro non c'entrano niente, persone normali, lui è un, uh, credo che sia un, uh, un, un tutto fare freelance elettricissimo. Cioè, comunque è uno che sa fare cose, sa fare lavori manuali, e, e, e questo lo mette già in una buona condizione poi per lavorare la sua vendetta, ovviamente. C'è cioè questa premessa. Rimane coinvolto lui, lui viene colpito, il figlio muore tragicamente. E, la moglie dopo un po' eh, non la prende bene. <coughs> e lui rimane ferito e perde l'utilizzo della voce, quindi da lì il titolo Silent Night, è un film quasi praticamente senza dialoghi, eh, come tra l'altro l'ultimo film che è comparso su Disney+, Plus, eh, quell'horror alieno di cui ora non ricordo il titolo ovviamente. Sì, quello là, eh, sì ho capito, dove c'è la tipa con la esatto, che gli invade, che invade casa, casa sì sì sì. sì, sì. E vediamo se lo trovo, film senza dialoghi, Disney+. Plus. Dovrebbe apparirmi così e nessuno ti salverà. Ancimo, Molto, che... è... eh, nessuno Su ti salverà, fatto. esatto. <coughs> Ora poi non, non che mi interessi sapere chi, cioè, non è che chi è uscito prima, sopravvento eccetera eccetera eccetera, è un'idea interessante in entrambi i casi, quindi mi va bene, mi piaceva, questa, insomma ci, mi, mi piaceva la cosa. Eh, parte come storia di vendetta, poi ovviamente quest'uomo sbrocca, eh, quindi decide di allenarsi, fare il training, di costruire, comprarsi pistole, di utilizzare il suo, la sua conoscenza diciamo così per, per costruire trappole, robe, insomma per, diciamo così, per prendere una macchina, la elabora, la trasforma in una specie di carro armato, eccetera, eccetera, e decide di andare a fare informarsi, va nella polizia, eh, si informa con degli espedienti su chi fosse questa banda e decide di sgominarla per vendicarsi, eventualmente poi tra l'altro facendo sapere alla polizia, nello specifico a un poliziotto che è Vassel se non, se non sbaglio, interpretato da sì, Kit Cudi, che è tra l'altro un rapper, un cantautore, eh, che è un, fa il poliziotto, lui poi lo coinvolge, gli fa sapere che lui sta lavorando per la polizia, insomma diventa un vigilante. C'è quindi uno schema che è veramente classico in termini di vendetta, perché c'è la parte di gioia, l'incidente, la morte, tra virgolette, perché c'è il fatto che lui finisce in ospedale e rischia la vita re, e poi perde la voce, dopodiché la resurrezione e la vendetta. È uno schema che abbiamo visto, ne, ad esempio, nel Corvo, eh, dove la morte in quel caso è addirittura letterale, quindi è così. Oppure in Revenge di, di Coralie di Farget, che era un film in cui era. Un, uh, vediamo se mi ricordo perché. Sì, esatto, In Revenge c'era anche in quel caso una, una morte, perché la protagonista si finisce. Cioè, è un classico. Si finisce, diciamo, negli inferi e da lì si resuscita, ma come figure, tra virgolette, demoniache, che poi cercano la. La, la vendetta, diciamo così, e il loro scopo è quello quasi sempre. Poi, tra l'altro, in questi film, una volta consumata la vendetta, eh, il film non ha più niente da, da raccontare. Tant'è che spesso alcuni di questi personaggi finiscono tragicamente, cioè dopo la vendetta muoiono o spariscono, o comunque terminano il loro compito. Eh, non faccio spoiler su quello che succede in Silent Night, quello che voglio dire è che, però, purtroppo, nonostante un canevaccio che, secondo me, se utilizzato come si deve, può, funziona quasi sempre bene, e a parte anche l'idea del. Il mutismo, il film è, ne esce per quello che è il mio gusto, il mio senso in parte incredibilmente goffo. Penso che a volte la faccenda dei dialoghi diventa eccessiva e pretestuosa, cioè non, non, non c'è motivo di non far parlare determinate situazioni se non per rispettare quella che è la scelta, la base del film. Quindi a volte emerge un po' troppo da quella che è la. La, la, emerge un po' troppo come costruita questa scelta in alcune fasi, però quello non è il principale problema del film. Il principale problema del film è che si prende terribilmente sul serio, non utilizza quello che è il registro, ad esempio, di, di John Wick, eh, che, per esempio, la butta sul solenne, e in ogni caso, a volte la butta anche sulla stupidata, cioè, in ogni caso, deliberatamente, oppure come. <coughs> Altri film che sono usciti di questo tipo, ad esempio, ricordo eh, quello con eh, quell'altro film eh, Oh Caspita, con l'attore che ha fatto Battle for Soul. Eh, aspetta che anche io sono nessuno, nessuno, anche pure a volte si andava sull'iperbole e poi lì sempre di mezzo produttori comuni, uno stesso giro, diciamo così, che è quello legato a tutti gli stessi produttori di John Wick, ma pure di questa serie, poi, se non sbaglio. Eh. insomma, ci sono sempre... ed è legato anche al fatto che eh, esiste, diciamo, legato a questo tipo di giro, un, una scuola, una vera, propria, una vera e propria azienda che si occupa di formare gli attori non professionisti dell'azione di renderli credibili, allenarli e farli lavorare bene nei film d'azione. Era il caso di Bob Oden, che, che comunque non è un... certamente nasce dal settore del live, è un attore che ha comunque un registro comico e è riuscito a diventare un action hero, per certi versi. Hanno adattato la violenza e l'azione al suo personaggio, per cui non è che fa John Wick della situazione, però in, si muove in spazi ristretti, ha un suo gusto. Mentre qua invece è tutto molto molto goffo, è goffo l'allenamento, è goffo come viene presentata la sua scelta di vendetta, è goffo quando, cioè a volte ci sono momenti in cui ti viene involontariamente da ridere, la moglie che ovviamente se ne va perché vede che il marito sta sbroccando, eh, cose buttate lì, momenti buttati lì che poi non hanno una, si potrebbe dire pistole di cerco che non sparano, per utilizzare un eufemismo, e e in generale è goffo nel modo in cui procede la storia, nonostante un canovaccio molto semplice e estremamente callaudato. Il fatto che si prenda sul serio a volte sfocia davvero, a volte nel ridicolo, a volte addirittura nel cattivissimo gusto, come ad esempio un momento sul finale in cui il personaggio in una voce immagina come sarebbe stata la vita col figlio vivo, che si laurea, è veramente goffissimo questo tipo di flash forward immaginario. E soprattutto poi, secondo me, oltre ad essere goffo e a non funzionare, non funziona la gestione dell'azione. Questo, secondo me, è terribile. È un'azione che procede per montaggi eccessivamente asciutta al punto di risultare poco interessante. Ora, sarà che io personalmente sono abituato allo, a uno standard di che per certi versi, tra l'altro, è, è derivato da quello che era il primo John Wu per cui è Assolutamente, cioè è assolutamente completamente esatto. derivato dal primo John Wu. cioè non esisterebbe non esisterebbe John Wick senza John Wu. Tra l'altro è stato esatto. molto divertente mentre a vedere Napoleon al cinema. C'erano questi due che probabilmente beh, si stavano vedendo Napoleon, erano 258 minuti di film, non erano propriamente degli, degli stupidi, cioè o almeno persone interessate parte il trailer non capiscono che John Wu è il nome del regista ma pensano sia il nome del film si guardano Capis e fanno Capis John Wu e chi è chi sto U, pazzotti John Wick e io la <ride> Là, cioè c'è esatto, il momento in cui per... dico per voi è <ride> per voi è vabbè ma che vuoi fare? Ridi No, che vuoi fare? Cioè, poi l'amo ci vuole, prendi il sopravvento il docente universitario. Che è... No, no, però è strano che ci sia nei vostri c'è, cioè, nel senso raro esempio, che comunque il dialetto sia così diffuso anche, anche così, do, do, banalmente tra le, le poltrone di un cinema. Eh sì, ma il cine multisala popolato comunque è dentro il centro commerciale più grosso della Campania che sta a Marcianise, Quindi voglio dire, per forza devono esprimersi in questo modo, altrimenti fallirebbe per la gente eh sì, che ci no, sta. Ma, a, dire. Altrimenti, altrimenti non, cioè, sarebbero fuori. Pa poi, quando vanno a casa, parlano in italiano più. Meno, meno dialettale, però quando sono fuori casa devono anche, persone, cioè devono, devono anche creare contesto per quelli come te che poi lo raccontano. Quindi, no? Ma... esatto, comunque devono cioè, dare diciamo adito alle storie. Dicevo anche la gestione dell'azione, ti ripeto, è goffo quando si allena, è goffo quando va alla ricerca dei personaggi e, e dei cattivi, nel senso che veramente poi manda un file al poliziotto che aveva già tutti questo, c'è cioè, anche il modo in cui comunica la storia sempre di nuovo perché non deve utilizzare le parole eh, finisce con degli escamotage che davvero non, non, non sono ben fatti per quanto mi riguarda e poi secondo me l'azione è, è un film che mi ha rotto le palle, cioè, mi sono annoiato quasi dall'inizio alla fine, cioè, oltre a trovarlo goffo è anche noioso, ho trovato noiosa la gestione dell'azione da un parto sentivo che John Woo ha scelto di non spettacolarizzarla troppo, quindi c'è una scelta dietro questa, questa dimensione perché voleva raccontare questa storia di una vendetta di una persona tra virgolette comune. Di conto però il risultato è che a volte non è molto leggibile, mh, nel senso che fa un ricorso al montaggio secondo me che non, a, a cui in certe sequenze non sono più abituato, diciamo così. E, e, e dall'altra mi fa specie vedere un... un un maestro, uno che, che, che è riuscito a gestire, un, a creare una cifra che poi ha dato origine a un vero e proprio filone, eh, scegliere da un lato va bene, fare un passo indietro, comunque fare un'altra direzione, però farla uscire così poco interessante. Ecco, cioè, a fronte di un canovaccio così prevedibile, quello che voglio è il, non il cosa, ma il come e il come perché il cosa non è scontato, ci sta, è, quello, è quel percorso lì, qualsiasi spettatore che abbia visto un paio di film del genere sa a che cosa va in conto, poi ovviamente ci sono le deviazioni del caso però, così. e di nuovo questa scelta di non far parlare i protagonisti, di non fare dialoghi secondo me diventa quasi solo un esercizio di stile, L'altra di un film del genere non aggiunge granché al film, non lo rende più, cioè, più severo, proprio perché, di nuovo, ha questa scelta di prendersi sul serio e poi cadere nella goffaggine. Quindi, diciamo, se avessi avuto un altro registro, film, però questa cosa non viene nemmeno sfruttata per rendere più interessante, cioè, non, non diventa l'eroe silenzioso, non è come il corvo Eric Dreven, in cui veniva sfruttato il fatto che era un morto vivente, un resuscitato, e questa cosa diventava un. Dava senso al film anche in termini estetici, che qui questa cosa della scelta di non farlo parlare è accessoria. La violenza, la costruzione dell'azione l'ho trovata poco interessante, e in più è goffissimo a volte, è iper uh, si, si, si adagia su scelte narrative, soluzioni visive che sono veramente veramente vecchie. Per cui, non lo so, io l'ho trovato veramente un film. Mi spiace dirlo, ma sgradevole, quindi non sgradevole, sgradevole nel senso no, non buono, ecco. per cui io la vedo così. Vabbè, abbiamo avuto quindi un Peduzzi severissimo, ecco, e sono è strano vederlo così severo e sono quasi commosso da questo suo momento così. Di, di, di forte diciamo consapevolezza, forte... Cioè, mm. è stato un bel momento vedere un Petuzzi serio e mm. di tutt'altro genere. Invece il commento e il trattamento, questo è per riservare io ad un film che invece a me è piaciuto molto, ma che sono quasi certo che. Su cui ci troveremo molto allineati perché tu andasti a vedere il primo film di Diabolic dei Manetti, giusto Petro? Sì, so. Che mi è piaciuto molto. Ecco, ti è piaciuto molto. E secondo me, se quel primo ti è piaciuto molto, questo ti piacerà, secondo me, ancora di più perché Diabolic Chi Sei E il terzo e conclude la trilogia che per adesso hanno. Hanno, hanno progettato i manetti poi non si esclude un ritorno onestamente ma, non, non, ma per il momento vogliono dedicarsi ad altro vogliono continuare a fare le serie vogliono fare altre serie di prodotti tutto questo qua perché io ho assistito al panel successivo all'anteprima che me lo sono andato a vedere a Lucca ero sul red carpet proprio sul red carpet è stato un, un momento molto bello e e quindi Diabolik chi sei? Uh, la storia è ambientata negli anni 70, perché per quanto Diabolik Uh, il diabolico fumettistico, soprattutto, attualmente occupi una bolla temporale, di te una bolla di tempo sospesa a Clerville. Originariamente era un criminale che si muoveva in questa costa azzurra idealizzata degli anni '60 e in pratica faceva cagare sotto i borghesi benestanti, da cui il titolo di Re del Terrore, che era anche un po' quello che faceva. Uh, il, il Luca Marinelli del primo film se vogliamo, faceva cagare sotto quelli che erano le aspettative dello spettatore medio che si approcciava a diabolic film, pensando di trovare un film su quella che l'idea che aveva lui di diabolic uh, mentre invece era un film letterariamente quasi in maniera calligrafica che riproduceva quelle che erano, che era il diabolic degli anni 60, quindi era un sociopatico perché il primo Diabolic era oggettivamente un sociopatico che non si faceva scrupolo ad uccidere le persone. Era un sociopatico perché era un personaggio che metteva paura, che non suscitava empatia, e sotto questo punto di vista Marinelli faceva molto bene. E soprattutto la cosa più importante, questa qua viene sviluppata nell'arco dei tre film, era un Diabolic senza i vacant perché. Può sembrare una cosa stucchevole, ma Eva Kant è una donna che con l'amore aggiusta una persona che è rotta, lo umanizza, se vogliamo, lo rende più tra virgolette, trasforma un sociopatico in un uomo affascinante. E che volendo è la stessa cosa che può capitare ad uno 007, attenzione di conseguenza, che succede? Uh, la storia qui è ambientata negli anni 70 perché sì, abbiamo detto la questione del tempo, il primo Diabolic era ambientato durante i primi numeri, quindi su, intorno agli anni 60, il secondo Diabolic nella seconda metà degli anni 60 e il terzo di questo passo andando più o meno avanti di 5 anni in 5 anni nella prima metà degli anni 70. Questo cosa conferisce alla regia di questo film? Un dinamismo molto più spinto ci sta una scena all'inizio con una rapina che è diretta secondo me in maniera molto forte è inaspettata è interessante, è molto dinamica i manetti tornano all'esteticam quindi non c'hanno più quella camera fissa, sono molto più padroni dello spazio, sono molto più padroni della scena e questo si traduce in un film che al netto degli altri che pur erano buoni e divertenti secondo me è il più divertente è il migliore sotto tutti i punti di vista Uh, rafforzato da un paio di cose secondo me molto buone tra cui l'inserto dei flashback perché diabolik chi sei uh, copre quelle che sono le storie dove diabolik uh, a causa di un escamotage narrativo che non vi spiegherò per non fare spoiler rivela le sue origini a ginkgo e altro cambio registico perché è, le storie ambientate sull'isola di King, cioè la storia ambientata sull'isola di King nel flashback ha tutto quanto un look e un incedere registico che cambia il passo di nuovo sia rispetto al passato degli anni 60 sia rispetto al 70 che stanno vivendo e che stanno dirigendo i manetti adesso e quindi è un film dal da look estremamente quasi espressionista tedesco c'è cioè, soprattutto a fare da padrona è la scenografia della stanza di King con queste ombre molto forti con questo attore che interpreta King che non so se è uscito come spoiler non voglio farne perché secondo me è una, è una bella sorpresa quando appare dici come caso cosa è, è, è bello ecco vederlo in questa veste e quindi è un film. A me è piaciuto veramente molto. Uh, forse ha qualcosa nel ritmo: però, secondo me, anche il fatto che l'ho visto a Lucca ero stanco morto, quindi un poco avrei preferito stringere perché avevo fame e dovevo andare a mangiare. E, però sì, a me è piaciuto veramente tanto, mi ha stradivertito. Mi ha veramente. Cioè, Avevo proprio voglia di vederlo, uh, c'è sempre il personaggio di Monica Bellucci che interpreta questa Altea, che è la fidanzata di Ginko, che sembra sempre tutto molto affettata, ma perché è nobile e quindi la recita un po' così, c'è sempre il Ginko di Massandrea che... È spettacolare perché è quello che è veramente da un tocco di cioè da veramente spessore e carisma al personaggio e al film con una fisicità che è unica ed è eccezionale. E, e poi ci sta il nuovo interprete di Diabolic che era già nel film precedente, che secondo me fa un buonissimo lavoro. Ora non sarà un attore di prima categoria ma. È percepibile il lavoro che fa sul personaggio e di come sia sostanzialmente un attore cioè il personaggio che ne esce fuori è un, um, è un diabolic più affascinante è un diabolic più caldo è un diabolic um, è, cioè per, per l'esempio più lampante mi viene da fare per farvi capire le differenze che passano tra il diabolic di luca marinelli e il diabolic di giannotti eh, sì, penso che se sì, il nome è Giannotti sicuramente lo sbaglio perché non me lo ricordo, controllo subito Diabolic, chi sei? Eccolo qua, film Giacomo Giannotti, sì ecco, eh, è la stessa differenza che passa tra, il, tra lo 007 di, uh, di Timothy Dalton e lo 027 di Pris Brosnan. C'è proprio quella differenza di calore, c'è quella differenza di, di spigolosità, quella differenza di crudeltà anche, di charme. E inoltre, c'ha il fisico per essere un Diabolic credibile anche con la tutina, che non guasta e che sostanzialmente Marinelli invece non aveva, e che forse lo faceva risultare ancora più strano. Uh, detto questo, io lo straconsiglio perché a me è veramente, veramente piaciuto tanto. È, è, è proprio il mio, cioè, cioè, inoltre, ci sono un paio di, accor di accorgimenti che sono quelle cose che uno ci vuole, vedo soltanto io perché faccio l'architetto. Tutti i costumi sono splendidi, uh, uh, tutti gli interni hanno una, una cura maniacale nella riproposizione di oggetti di arredo e di design che erano tipici e in moda negli anni 70. Uh, tutti gli esterni hanno delle scelte. Uh, di location fatte in modo tale che gli edifici che affacciano sulle strade dove stanno riprendendo hanno una volumetria così netta uh, appartenente al filone del razionalismo italiano con delle ombre che, con, dei, con dei pieni e dei vuoti molto netti che trasforma praticamente lo spazio in un'alternanza di pieni e vuoti tra cui il pieno e bianco e il vuoto nero che in determinate inquadrature riprende esattamente quello che potevano essere i fondali che disegnavano le tavole del fumetto eh, negli anni 70. Quindi per me è un lavoro straordinario nel ripro nella riproduzione quasi calligrafica, però intelligente di quello che era il fumetto di Diabolic. E per me, come giustamente conviene il Peduzzi nella sua analisi del primo film, è proprio bello da vedere, cioè è proprio bello da vedere, è divertente, intrattiene. Certo, se vi aspettate la Marvel o se vi aspettate Batman, uno non conoscere Diabolic, due, avete proprio sbagliato cinema e sbagliato esistenza. Per quanto riguarda le suddette affermazioni sul cosiddetto insuccesso del film, i Manetti hanno anche affermato che comunque l'America lo ha comprato per distribuirlo anche al cinema in un evento a tempo limitato come succederà noi per i film giapponesi e il terzo addirittura a scatola chiusa quindi la sta piacendo abbastanza e bene, cioè secondo me fa delle cose interessanti racconta una bella storia mette in luce dei bei personaggi e quindi andatevelo a vedere e non rompete il cazzo a voi la Marvel mi sembra di dire detto proprio così volendo, non, non, non volendo per niente essere Didascalici oppure così, però, cioè subì bah, bah, anche parlando basta da totale ignoranza, <ride> Par parlando da totale ignorante. Uno che uno non ha visto gli altri film, due, non è che ci abbia tutta questa passione per Diabolico, sì, te lo puoi, tu, tu te puoi, te lo puoi andare a vedere, sì, te lo puoi okay. guardare tranquillamente, perché la prima cosa è che il, cioè, paradossalmente, la cosa strana che fanno. Tu di Diabolic non sai niente, però sai il concetto di Diabolic, sai sì, che è un sì, ladro, sì, sì. sai che c'è una fidanzata, sai che la polizia gli va dietro e questo comunque è un film che vedrai ambientato negli anni 70 come ce ne sono altri ambientati negli anni 70, ma con in più il fatto che questa è la origin story di Diabolic, che ti racconta ah. chi è. Quindi secondo me ha anche un valore aggiunto e forse addirittura fa un lavoro che... Non più interessante rispetto a, alla, agli altri, ma che forse è quello più friendly per lo spettatore. Ecco, per lo spettatore che di, di diabolica ha soltanto un'idea rispetto a quello che è davvero. Perché poi comunque ecco il fatto che la regia è un po' meno impostata, il fatto che la regia è un po' meno manieristica, cioè. I manetti hanno una regia che comunque viene dal mondo dei, di, dei polizieschi, viene da un certo tipo di mondo, da un certo tipo immaginario e che negli altri due film di Diabolic era un po' tra virgolette messa a freno oppure svoltata alla maniera di quelli che erano gli sceneggiati degli anni 60 della Rai con quelle impostazioni, con quelle inquadrature, con quei dialoghi affettati. Di conseguenza, nel momento in cui questo terzo film è ambientato negli anni 70, è, è uno stile di regia che vanno a, a riprodurre che è molto più congeniale a loro. E di conseguenza è come se fosse tutto quanto molto più fluido, molto più divertente e soprattutto molto più, userò un termine improprio, naturale. E quindi, secondo okay. me, lo spettatore lo vede, ci sono, delle, ci sono chiaramente delle esagerazioni. Perché a un certo punto sta una macchina che si alza con, con una specie di elevatore. Però, ecco, secondo me fa parte del, del gioco del film. E il, il problema, ecco, detto bene, eh, c'è da capire quanto uno spettatore che va a vedere questa cosa può essere consapevole del tipo di gioco. Che, al quale sta assistendo e non essere respinto da quello che è in pratica uh, ciò che viene mostrato a schermo, perché poi alla fine è questo: la maggior parte delle persone non sono andate d'accordo con il patto narrativo che gli veniva loro proposto, banalmente perché non ne conoscevano, secondo me, i, i termini. Ma nel momento in cui tu Accetti determinate cose, accetti anche l'esagerazione di uno che comunque cambia faccia con le maschere, accetti anche il fatto che abbia cambiato attore, cioè che non sia sempre lo stesso personaggio che si ripete perché magari chi può dirci che Marinelli non fosse la maschera di Gianniotti? Anche ah, nel okay. passaggio da un attore all'altro ha senso secondo me. Quindi, com come un paio d'anni fa non uscì quella cosa sconvolgente per la quale Lu la faccia che vedevamo di Lupin III era un soltanto una maschera, cioè il concetto è quello secondo me. Ecco, la questione è sempre di quanto vuoi scendere a compromesso con quello che ti racconta il film, se vuoi godertelo. Te lo godi, se vuoi stare là a fare la punta al cazzo perché gna gna gli italiani che fanno i film dei fumetti. Uno sei un po' stronzo, due, secondo me non te lo meriti un film bello come questo, e l'Italia non si merita che si vengano prodotti film fatti da quelle che sono le sue uh, fatte le sue, diciamo, le sue IP non tanto intese come. Uh, come idee, come proprietà intellettuali, ma proprio come progetti, come progetti che hanno un valore, perché anche il punto interessante è questo, che Diabolic è un prodotto, cioè è un personaggio, è un prodotto, quindi il personaggio Diabolic, è il prodotto, volume di Diabolic, editoria a storia, eccetera, che non ha bisogno di essere, tra virgolette, elevato venendo trattato come gli americani, perché non cioè, Diabolic di americano, non c'è niente, nemmeno le origini, perché l'origine del personaggio era quella del, uh, del foletton francese. Diabolic era un Fantomas Insomma, più che un Lupin. Ecco. E, e di conseguenza non ha bisogno di avere un registro linguistico preso dall'America perché non c'ha niente a, a che vedere con quel mondo là. E questo soprattutto per chi non è abituato ad un certo cinema italiano. Può essere straniante, eh, cioè non voglio dire che in alcuni momenti i primi il primo film soprattutto vuole fare tipo Antonioni, però il concetto è che si muove in un mondo in cui il cinema era quello mm -hmm. e quindi c'è un certo tipo di inquadratura, c'è un certo tipo di dialogo, c'è un certo tipo di posa degli attori. E, e qui addirittura, uh, questa è la cosa che secondo me ha straniato tantissimo il pubblico, ma che secondo me nel terzo soprattutto. Con il fatto che è un film più tra virgolette vicino a noi, ma soprattutto vicino a quella che è la sensibilità dei registi, questa cosa è un po' più, è un po più godibile. È un patto narrativo col quale tu scendi più facilmente a compromessi. Quindi, io lo straconsiglio, mi sono veramente divertito tantissimo quindi mi, mi dispiace perché vi sia rimasto male, cioè c'è stato per esempio, vedo su internet la gente che celebra il fatto che Dampir in America sta andando fortissimo, mi viene da dire fortissimo su Netflix, e a dire anche grazie al cazzo avete scimmiottato una trama che Netflix ha dei metodi di diffusione dei dati e soprattutto di, um, come si può dire, custodia dei dati. Che sono perlomeno discutibili, quindi io non prenderei per oro colato quello che proviene sostanzialmente da una intercessione mediatica di Netflix stessa. Nel senso che in realtà molto che è con questo te. film, il primo di questa settimana, non, non ha dei dati paragonabili a quello che, tra virgolette, per, per essere vecchio, poteva essere l'Auditel o lo Share. Cioè, è, una cosa molto più arbitraria e molto più opaca. Quindi molto spesso può permettersi, in via di questa opacità, di eh, diffondere dei dati o delle informazioni in modo da spingere ancora di più un determinato prodotto. Quindi, ecco, questo io non, non lo prenderei come un, un indicatore del, del vero successo della cosa. Anche perché posso essere sincero, altra cosa che ovviamente non prendo come indicatore minimamente, davvero. Insuccesso è una cosa, però, che ho notato è che non capivo come mai, ma nell'ultima nell settimana, nell'ultime settimane, ho iniziato ad avere gente che mi metteva i like alla mia recensione di Dumper in cui do un voto bassissimo. Gente americana, ho pensato, ah, ok, È arrivato su Netflix e lo stanno guardando anche gli americani. Il mio voto negativo, sia stato ripescato, mi fa, mi fa quanto meno ridere. Sì, soprattutto è la prima volta che non ti vengono a prendere con le torce i furcuni, No, 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 però dicevo attenzione ai dati che vengono e alle informazioni e di successo, successo che emergono da Netflix stessa, oppure partono da un tantam da content creator, o da diciamo voci che se poi vai a vedere alla fonte in qualche modo sono collocate sotto le di Netflix stessa. Perfetto, non vedo veramente errore Eduz, è stato una, un, un altro momento molto importante, ma stai in forma oggi, mi sorprende questa cosa, ti aspettavo no, no, sai. Ti ho... scorto... ma, allora che... perché ieri ho... Allora, ho, ho fatto notte, ma è stata una notte fruttuosa perché ho catturato quattro Pokémon leggendari un po' più per... <ride> <ride> No invece no, ieri ho fatto quella cosa strana di bere e fumare, sono tornato a casa. Che... In una fame chimica allucinante, ah, mi eh, sono buttato in corno due beh. porpette e sono esatto. Oh, ehm, sono tornato a casa, mi sono buttato nel letto alle due e mezza. E mi sono svegliato la mattina dopo, alle nove e mezza, perfettamente riposato, mentre tanto la sera prima io che eh, mi ero svegliato alle cinque il giorno dopo mi ero messo a letto, però nervoso. Alle 5 alle 10 di sera mi sono risvegliata. Alle 5 e ho dormito una chiavica, quindi sono d'accordo sul fatto che molto spesso una vita di eccessi ripaghi di più che una vita di ascensione monacale. Ma comunque, dopo questo altro meraviglioso dettaglio personale, che probabilmente Giove odierà ascoltare, direi che tu volevi parlarci di una cosa che io vado a vedere domani. È che ammetto aspetto tantissimo, ovvero uh, Godzilla Minus One: sì. Caspita, quello invece mi è piaciuto. Non, non, sto ancora, non ho ancora capito quanto, però di sicuro mi è piaciuto. È il. Uh... Leggo da wikipedia, il trentasettesimo titolo della serie Godzilla e il trentatresimo prodotto dalla Toho celebra i 70 anni della saga, ha lievi riferimenti a Shingle Godzilla e a animati di di cui ovviamente non mi sono d'accordo, e è basato sul primo mm -hmm. film, quello originale, in realtà poi eh, quasi da essere considerabile un remake in realtà col primo film, col primo Godzilla originale condivide alcune cose ma non tutto e eh, non so se lo considererei un remake, di sicuro ci sono delle affinità, però ecco io, non, io mi dissocio da questa, questa faccenda del remake. In ogni caso che cos'è? È un film di Godzilla ed è, è la cosa che ho trovato più interessante, è che è ambientato, eh, ed è una cosa che derivativa, fresca o non fresca, però adesso, rivederla al giorno d'oggi, per quanto mi riguarda, appare fresca, visto che siamo abituati a un contesto di, diciamo così, eh, riproposizione di questo personaggio, di questo kaiju in, in termini quasi sempre più eh, sul presente o futuristici, tranne tra l'altro la serie Monarch, con cui in effetti, effettivamente c'è un, un parallelismo non voluto sul fatto che in entrambi i casi, così come questo Godzilla, con, quanto la serie Monarch, hanno forti momenti ambientati nel dopo la seconda guerra mondiale nel senso che cioè in realtà eh, Godzilla Misus, one è quasi tutto ambientato tra gli anni su, su, sulla fine tra la metà degli anni 40 e la fine degli anni 40 quindi è veramente quel, quella cosa lì mentre invece Monarch parte con dei un blocco narrativo che poi va avanti fino alla fine che è ambientato eh, soprattutto negli anni 50 però in generale Riverbera moltissimo il uh, fatto che parliamo di un kaiju, di un personaggio che in qualche modo è emerso cinematograficamente negli anni 50, ma che evoca, poi con tutti i sei ma del caso, penso di averlo scritto mille volte, evoca il, uh, il problema del, dell'atomica. Poi ripeto: dire che Godzilla sia frutto di Hiroshima e Nagasaki, di queste tragedie, è perlomeno impreciso perché. Uh, è un personaggio che riflette un rapporto che i Giapponi hanno con il loro territorio e con, anche con i sismi, le alluvioni, i tifoni e quant'altro, cioè con una complessità territoriale che è molto, molto, più antica, che si riflette anche nella revisione, nell'architettura, nel design e ovviamente nella narrativa. Quindi, dire che nasce dopo l'atomico, così di sicuro, però eh, il fatto che si sia scelto di connotarlo attraverso l'energia nucleare. È indicativo, riflette l'atomica, i film successivi dopo l'originale in qualche modo riverberano anche del dell'incidente del su Maru che, eh, eh, come si dice, questo incidente durante il quale un peschereggio è rimasto coinvolto in un, nei, nei problemi, nei danni di un esperimento atomico eh, americano, quindi è, è, è interessante questa cosa qui. E, quindi ci sta, è, è, è piacevole e sensata l'idea che si stia recuperando un po' il personaggio in un dato periodo, in una, in una certa fase del, della storia giapponese. Aspetta che sto, intanto sto andando a, a, a leggere qual è il nome dell'incidente perché lo confondo sempre così magari ti direttamente. Ok, sì, Daigo Fukuryumaru, che è il nome di un peschereggio. che mi... 54, tra l'altro l'anno di uscita di Godzilla è stato esposto alle radiazioni. Ovviamente per questioni di coincidenze di tempi, Godzilla è, è stato pensato prima, molti di questo incidente, quindi non c'è una correlazione. Però di sicuro nei film successivi, difficilmente penso che questa cosa non si sia infilata come ulteriore elemento di, di paura e di rapporto complicato con la natura e con la scienza. Chiusa comunque la parentesi. Eh, se devo definire Godzilla la Minus One nel bene e nel male, secondo me è Pacifico la serie intesa ma con Godzilla, nel senso che eh, parla di un, di un ragazzo, di un giovane, un kamikaze che ha scelto, ha avuto paura di portare fino alla fine il proprio compito durante la seconda guerra mondiale, e che quando ritorna a Tokyo viene considerato indegno trovo una Tokyo distrutta con una gente devastata e, e, e viene considerato indegno questo, quindi letteralmente questo... è il film di Esadora stiamo dicendo esattamente è letteralmente guarda c'è tantissima di quell'atmosfera c'è tantissimo di Pacinco c'è tantissimo dei drammi post bellici eh, che raccontano il Giappone c'è tantissimo un elemento periodrama perché veramente non è che è un film incendiato su Godzilla, c'è cioè, buona parte del minutaggio dedicata alla ricostruzione del Giappone, al rapporto tra questo ragazzo, Koichi, e che incontrano Rico tra le macerie, iniziano, si prendono cura di una figlia che non è la loro, e penso che di un'orfana, e penso che sia una situazione plausibile in un, in un contesto post-bellico. E piano piano ricostruiscono la loro vita assieme, cercano di mettersi, e Piano piano viene ricostruito anche il Giappone. All'inizio nel 1945 sono poverissimi, poi piano piano fanno riferimento al fatto che Ginza sta subendo un'accelerazione in termini di urbanistica. Ci sono posti di lavoro. Si vede anche come cambia la loro vita e racconta il modo in cui tra l'altro il Giappone si è alzato dalla guerra negli anni successivi in maniera. Eh, incredibile per certi versi, ci sono anche se, se hai letto, visto che ne avevamo parlato, se hai letto Rocky Joe c'è quell'atmosfera lì per sì, essi, per sì. È atmosfera un un che in Italia un potrebbe essere l'atmosfera del neorealismo italiano ecco bravissimo sì in Italia potrebbe essere l'equivalente di un film che celebra il neorealismo ma dal quale poi esco, il, <ride> escono le statue romane giganti tipo il colosso di Rodi eh, e quindi o, stiamo o parlando inavvertitamente del film della Cortellese quindi inavvertitamente sì, 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 sì. è tipo il film però con i con progetti di ragazzi giganti che, che spaccano tutto quindi meglio. meglio in tutto questo viene inserito Godzilla che è un personaggio ossia, un, un mistero la asadora poi piano piano prende, prende forma e minaccia in Giappone e da lì la storia poi si sposta nel, nel, entra un po' più nel classico quindi nel combattimento nella battaglia contro questa, questa minaccia e nel tentativo, soprattutto da parte del, del protagonista, di esorcizzarlo, esorcizzando contemporaneamente quelli che sono le sue paure, e i suoi inti di colpa, perché lui si pensa di non essere degno di essere sopravvissuto alla guerra. Ovviamente, parliamo di una persona che è intrisa di un'ideologia, riflette un'ideologia molto particolare, e non vive estremamente il fatto di essere stato un codardo, una situazione che oggi, ovviamente, troveremmo allucinante, ma che probabilmente per l'epoca aveva il suo impatto. Quindi Godzilla diventa anche un po' la metafora di un problema da superare, quindi della guerra che non ha lasciato stare le persone, che ha ancora gli effetti. quindi, contemporaneamente, alla rinascita di un paese, assistiamo alla rinascita di un reduce che nel corso del film ascolterà i suoi problemi, mettendo poi, finendo anche per mettere in discussione quelle che erano le scelte eh, dell'imperatore durante la seconda guerra mondiale. Quindi, secondo me, è un buon film che funziona bene, è interessante. Sono belle le scenografie perché a volte sembrano quasi dei... dei, dei come, hanno, hanno un fascino che sembra quasi, nonostante così la sia in CGI, eh, hanno quasi un fascino da, da modellini, cioè vedere questo Giappone, eh, e questo dà una, un aspetto, un filo vintage alla pellicola che non mi è dispiaciuto, per quanto qualcuno potrebbe forse trovarlo un filo goffo. E secondo me, al netto a volte di qualche eccesso di dramma, di qualche eccesso drammatico o melodrammatico, soprattutto nel finale, come... Se ne lava anche Ugo nella nostra chat di, di Outcast, eh, io l'ho trovato davvero buono e, e l'ho trovato davvero un gran film su Godzilla, secondo me migliore di eh, praticamente tutti i film americani che sono usciti negli ultimi anni. Azzaro, vabbè, non ci vuole, assai, perché sai quello è il mio pessimo. Dico: Sì, sì, Godzilla, sì. Godzilla. Non, non, allora non ha il guizzo di Shin Godzilla, non c'è dietro un autore come hanno, e eh, senza, intanto non voglio fare. Ingiustizia perché in ogni caso Godzilla, Shin Godzilla non, eh, non era solamente opera dello stesso anno, ma anche di, no. di Gucci. Dell'altro. Sì. esatto, proprio, proprio perché in Giappone eh, tengono da conto cioè, e rispettano il fatto che anche il, un animatore un, eh, viene considerato eh, parte del regista, così. Ma io e... lo sai che io, penso, avendo visto anche gli altri due, comunque io penso che il lavoro di mediazione che fanno entrambi i registi sia fondamentale per la buona uscita del film, perché poi se vedi Kamen Rider e vedi Shin Ultraman sono eh, due sì, film sì. profondamente diversi, nonostante siano diretti no, dal 50% le... del regista. Hai iniziato a lavorare ai film di Kaiju, e tu hai... Con Scusatzu già dagli anni Ottanta, quindi è, è, è quello che si mm -hmm. porta dietro, poi ha lavorato. Vedo anche a, eh, ha collaborato con The End of Evangelion. Che bello, sto, sto leggendo comunque un po' la sua roba. Insomma, è un personaggio interessante e ci sta che abbia lavorato. con eh, cioè, Ha senso. Comunque è, è anche uno storyboard artist. Sì. Insomma, è una persona che ha contribuito attivamente alla regia. Che in un film occidentale non metteremmo, non accrediteremmo in quel modo, soprattutto nel film a Hollywood, non succederebbe. Perché il capitalismo fa cagare più legati all'animazione, quindi alla, eh, a un approccio corale alla costruzione. In cui non sempre mm -hmm. legista, diventa viene considerato l'unico, eh, come si può dire, l'unico perno per cui è interessante. Che sia stato accreditato anche lui. Ecco, dicevano, comunque per tornare a bomba: non ha il guizzo di Shin Godzilla, non ha anche quel tipo di rappresentazione di Godzilla, che era favolosa, secondo me, nelle varie evoluzioni, eh, non, di contro e comunque resta comunque un film davvero molto buono Ottimo, sono molto soddisfatto do, di andarlo a vedere domani cascasse il mondo, quindi vedrò un grande film con un mostro che causa un disastro piuttosto che guardare il Napoli perdere contro l'Inter domani, mi sembra giusto, mi sembra tutto giusto, cioè si soffre di meno eh. E a questo punto vorrei tirare in ballo Max che fino ad ora è rimasto un poco così sospeso perché lui ha invece portato oggi un altro argomento di cui io sono un fan sfegatato oltre il, oltre il quanto è legittimo ah. credersi perché si è guardato Dottor U. Yes, mi sono, mi sono guardato eh, il, lo speciale che è uscito la settimana scorsa ormai, quindi oggi è sabato, sì, ho un attimo di confusione, sì è sabato, quindi stasera ci sarà il secondo, eh, del ritorno del dottor U con eh, il ritorno di David Tennant e di Catherine Tate nei panni rispettivamente del dottore e di eh, Donna Noble, eh, Donna. che sono... Esatto, sono nell'ambito dei tre special che ha girato, girato Tennant per il sessantesimo anniversario di, di Doctor Who, eh, Vabbè, in Inghilterra hanno fatto altre robine carine, ci sono eh, delle, eh, de, 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 delle interazioni, delle puntate… <coughs> Credo semplicemente tra gli attori perché ancora non le ho viste quelle, tra i vecchi dottori e, e i loro rispettivi companion. Che sembra molto, molto caruccio. La cosa interessante di questo ritorno del dottore è che ritorna come produttore eh, e come showrunner Russell T. Davis, che era quello che aveva rilanciato era anche anche nel 2005. Sì più che altro perché hanno aggiunto Vai. un paio di cose quando Russell T. Davis prende letteralmente il sopravvento sulla serie diventa c'è cioè, cioè l'ultimo speciale di Russell T. Davis sono gli Avengers contro sì. i Dalek in pratica è una cosa clamorosa è là che inizia, inizia a uscire fuori quell'idea del War Doctor uh, secondo me serpeggiante che non si capiva effettivamente uh, come potesse sì. essere quel personaggio prima della trasformazione in uh, Ecclestone? In, uh, eh, in Ecclestone. Quella che poi dopo viene viene, viene interpretata da. Uh, da um, uh, aiutami nello speciale con i tre dottori. Da il war doctorato da esatto, Gianarte. Il war doctor è Girard, esatto. Cioè si vede un po' quella parte lì, cioè è là che inizia a, a essere il dottore. Che soltanto presentandosi, fa cagare sotto le persone, che poi diventa la, la cifra con la quale. Uh, lo showrunner successi success successivo, che era oh, moffat, fatto, ha, ha, ha creato tutto il suo, il suo filone col fatto che la gente gli dava la caccia perché era troppo pericoloso e cose del genere. Quindi, secondo ah. me, rimettere in mano a lui il personaggio del dottore è stata una cosa molto saggia, nonostante il fatto che a me il dottore Donna non era dispiaciuto come personaggio, ma non mi era, non mi era molto entrato. Come, come idee che metteva in scena. ecco. Anche perché quelle tre stagioni hanno pochi alti e tantissimi bassi. E in mezzo Sono molto d'accordo con te. Di puntate bru brutte, proprio scritte male secondo me. E, e allora, ricordiamo che problema... Massimiliano si guarda tutto bad batch ogni anno che esce. Eh? Quindi lui dice, No, oh, la seconda va. stagione non l'ho vista. <ride> non ce l'ho <ride> fatta. Vedi tu? ho rinunciato ecco. anche con quello ecco vedete, vedete piazzate dove volete i livelli di qualità di massimiliano e, no però adesso scherzi a parte già soltanto la prima la, la prima puntata con, con, la, con la dottoressa a me non è cioè, proprio brutta ci sono due, due momenti sì. carini e neanche belli e mi è dispiaciuto un sacco perché a me l'attrice piace davvero tanto. Comunque, invece, sì, tornando lei è a quello che... sì, lei è proprio brava. E, e, e il fatto che non le abbiano dato un, un dottore con delle caratteristiche forti, non dico da subito, ma almeno da, dalla seconda stagione che ha fatto, me l'ha fatta scendere tantissimo. Io penso addirittura di non essere arrivato alla fine della prima, perché secondo Io me era sono... proprio debole. Debole quello che lo teneva insieme e in più sì. c'era un, un problema, secondo me, sulla caratterizzazione dei companion, perché, con il fatto che era così, erano così tanti companion. E tutti quanti erano poco sviluppati, è come se avessero tante figurine da giocarsi, ma non c'avevano una, una strutturazione forte del rapporto, non c'erano molte sfaccettature, non c'erano complessità, non c'erano ambiguità in queste caratterizzazioni, e quindi si portava dietro sta banda di cristiani che facevano un poco da gettoni. C'era il velgo. Tant vero... stavano... eh, ma ta tanto è vero che dei companion di lei è l'unica che poi è stata. Eh... Sviluppata un po' meglio era Yaz che è quella che rimane fino alla fine e poi viene abbandonata dal dottore alla fine, alla fine della corsa della, della Whitaker, che un po' mi dispiace, un po', un po no, però è, è andata così purtroppo. Eh, mentre invece per quanto riguarda il ritorno di Dottor Wu adesso, fa un po' strano vedere che la rigenerazione non è praticamente mai eh, non viene mai eh, dichiarata dentro il film se non eh, dentro il film dentro la puntata se non in un momento in cui dice fino a un'ora no quello era lo special addirittura mi sono anche confuso perché dice non so chi, ancora bene chi sono, una roba del genere, non, non spiegano assolutamente perché c'è di nuovo, nuovo Tenant, eh, che può essere un bene come può essere un male. Diciamo che la cosa divertente di vedere le rigenerazioni era sempre la prima puntata dove il dottore è un po' rincoglionito, cerca un attimo di capire la sua nuova personalità qual è, e allora poi si va di conseguenza, mentre qua. Sappiamo che ha la faccia del decimo dottore, ma non è il decimo dottore, e un po' si vede, è un pochino più buffone, questo ehm, ma non sappiamo perché si è rigenerato. Il decimo dottore all'inizio era molto più schivo, se non sbaglio. Il decimo, no, era, era più eh, Cacciarone, nel senso che era più, mh, fa, fa, magari faceva qualche battutina in più o cose del genere. Però quando era il momento di essere seri era veramente serio, secondo me il decimo non l'avresti mai visto sì. che tira fuori la parrucca, se la mette in testa e fa finta di essere in un tribunale per affrontare una situazione seria. Sì, quella, è perché... una cosa quella è più una cosa dell'undicesimo. Esatto, esatto. Ehm, quindi si incomincia a vedere un pochino questo, questo cambio, il, così come i superpoteri del, del cacciavite sonico che roba che non si è mai vista, che da un lato va bene, però ho paura che lo facciano diventare troppo potente come strumento, laddove, eh, per chi non conosce Dottor U, è semplicemente un, una sorta di penna che lui punta, fa il rumore buffo e di solito o sblocca cose, o fa esplodere cose, non è che fa più di tanto, e nemmeno tutto allora, in realtà. Poi aspetta, cioè, fa tutta una serie di fatti particolari: che tipo, ho caricato questo programma quando eri tu, però io, dato che sono <ride> nel futuro, lo trovo già pronto nonostante ci vogliano tot milioni di anni per svilupparlo. Questa cosa esatto. me lo disse tipo in una puntata particolare che mi ha folgorato. Secondo me, era, lo special, poi era un certo lo special punto dei, dei 50 locali. anni. Eh, esatto. Era proprio lo specchio dove, dove c'è il War Doctor che incomincia ah, no. a mettere un, un, un programma esatto. dentro il cacciavite, e, e visto che il software è sempre quello, si arriva a quello nuovo sì. con il programma completo. già meglio degli iPhone. Quindi, porca vacca, <ride> non dire altro che ho l'iPhone io da tanto. Beh, io, Comunque, io, no. <ride> io no. <ride> Vabbè, scherzi a parte. Eh, Riprende anche la storyline dell'ultima dell companion di, eh, del dottore Continent, quindi proprio l'ultima storia che ci fu. Sì, con, Donna. Eh, esatto, con, con Donna. Nonna, perché la tra l'altro, donna, donna viene abbandonata a un certo punto perché diventa, in parte, un signore del tempo, se non sbaglio. Esatto. Sì. e, e stanno troppo vicino al vortice temporale ne, se ne zuca una parte e zucandosi una parte del vortice temporale questa viene trasformata e se lei, lei viene cancellata la memoria perché nel momento in cui dovesse ricordare che davvero succederebbe un casino e si andrebbe male e morirebbe quindi lei, lui la abbandona per uh, salvarla in pratica sì esatto e, e poi a un certo perché... punto torna, cioè ci fa una comparsata dopo, c'era pure il personaggio dello zio, della, del nonno, uh, della, del non, esatto, in quel, in, nel bellissimo speciale in cui combatteva contro il maestro e il maestro era il, uh, cosa, lì, il fatto dei rintocchi, lui cioè il, sì, esatto. uh, se ti ricordi, esatto, lui che veniva 4... chiuso su questo meccanismo, esatto. I quattro cioè, beh, comunque cui... io sono uno appunto... sfegatato fan di Dr. Roo. cioè, veramente, <ride> veramente cioè, a, a livelli di, di snerdate grossi, perché poi veramente penso che adesso che uh, Star Trek comunque bene o male c'è una vita sua Star Wars è diventata una cosa alla portata di tutti sono entrati tutti quanti scienziati ci sono poche sacche di resistenza in cui uh, sopravvivere a questo nerdismo brutto che è chiacchierare di sti fatti appunto sono su dotto sugli X-Men degli anni 90 su, cioè sai sono so ambiti sempre più ristretti che si sono massificati e quindi col fatto che secondo me Dottor Uha 10.000 puntate e faccelo a far capire a quelli che vogliono binge bocciare che i primi 40 anni sono inguardabili o sono impossibili da recuperare, la gente impazzisce e dice eh no, allora non me lo Beh. guardo. Ah, se, se si vuole fare la follia di vedere tutto, Dottor U, con una VPN, loggate al sito della BBC e siete a posto, eh, le hanno messi tutti. Adesso lì tutto quello che è sopravvissuto delle prime stagioni c'è eh, e tutto il resto è, è presente, mentre su eh, Prime adesso si trovano le prime dieci stagioni del, del nuovo corso, quindi dal 2005 al 2016-2017, non mi ricordo quando è che era andato via Capaldi. Mentre queste nuove stagioni si troveranno in esclusiva su Disney Plus. Vengono distribuite tutte su, su Disney Plus di settimana in settimana. Eh, tornando allo speciale, c'è di nuovo Donna, risolvono la questione del Dottor Donna, quindi del, de, del fatto che lei si scioglie il cervello, se si ricorda eh, chi è, e se sblocca di nuovo le sue, le sue capacità da, da Time Lord. Eh, c'è l'introduzione di un paio di nuovi personaggi, che così a naso vedremo solo e unicamente in questi speciali, e basta. Non, non credo Classico che anche questo eh? e, e in più eh, ci sarà eh, credo l'ultima apparizione del, del, dell'attore che ha fatto il nonno di, eh, di Donna, Bernard Cribbins. Perché poi è mancato poco dopo che erano finite le, le riprese degli special l'anno scorso, per cui è anche quello: un, 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 un bel addio. Nel complesso, la puntata a me è piaciuta da matti. Eh, C'è la risoluzione eh, alla fine che Magari può sembrare un po' sdolcinata, mettiamola così, però alla fine anche Dottor Wu ci sta. Che sul cinato? Certe volte esatto, esatto. Eh, per quanto eh, riescano a, cioè, per quanto c'è il rischio che si becchi le critiche le critiche, perché è diventato wok, e il messaggio che non ci piace, ah, è il sempre stato di... woke. Eh, esatto. A parte quello, eh, però. Capisco, che cioè capisco, ho paura che potrebbero arrivare queste critiche e qualcuna le ho già vista. Purtroppo, eh, però, alla fine a me è piaciuta, è piaciuta eh, tantissimo. Anche là è è tutta quanta età... gente che non si lo ricorda come era il dottore. Secondo me, perché tra l'altro, Russell T. Davis era attivista della comunità già da parecchio. Del resto, lui ha fatto quella bellissima serie che è Izzasin. Voglio dire, quindi, uh -huh. non penso sia una questione di essere con lui, cioè, dottor è woke da, da sempre, da prima che fosse cool. No, ma infatti, cioè, ma banalmente tutti i personaggi con la sessualità non fluida di più al 300% e tutti adorati da tutto il pubblico, però adesso, ehi però, c'è il personaggio trans, e eh, sti cazzi <ride> c'è un personaggio trans e capirai che il problema c'è. Anche perché fanno una cosa molto molto bella che è giustificare il suo, il suo orientamento per quello che è quel personaggio per tutta una serie di motivazioni per cui è anche carino far vedere che ah, se sei così magari sei in parte Time Lord sei una roba, una roba in più è sempre bello vedere un, un, una rappresentazione che, che, che non è chiaramente la mia perché sono maschio, bianco, etero, cis insomma tutte quelle cose lì ma è anche però... dei difetti esatto <ride> 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 però è stato, <ride> è stato bello vedere eh, come eh, ci può essere una rappresentazione fatta bene senza scadere sui soliti, sui soliti stereotipi, con anche un paio di momenti scaldacuore, tipo il dialogo che hanno eh, donna e sua mamma proprio sulla, eh, su, sulla figlia di, di donna. E insomma, è, lo posso dire che è proprio tornato a Dottor U, come piaceva a noi, come è bello. La cosa che caratterizzava tanto Doctor Who che era fatto con un panino, panino dell'idol e dei ritagli di cartone non c'è più. Perché adesso ci sono anche sì, i soldi sì, di sì. Dei Disney e ci sono questi effetti speciali incredibili, ma veramente incredibili. Il, il solo alieno, il mip, che c'è dentro, dentro questa puntata, c'erano dei momenti in cui sinceramente non riuscivo a capire se era un pupazzo o se era CGI. Tanto era fatto bene c'era qualcosa di tangibile che avevano lì sul, sul set oppure se era tutto in CGI. Parentesi. Tutte e due. Oltre che tra l'altro... E anche... E okay. anche... Poi, anche... E anche... Cioè, parte dell'immaginare Dottor Who che comunque viene da un certo gusto per il Word inglese, da Glass si tutta la roba lì, comunque vive di questa doppia anima legata ad una matericità fatta funzionare a sputi e preghiere del resto i Dalek cioè, perché i Dalek avevano quella forma perché potevano metterci uno dentro con un carrellino che li muoveva e si erano alieni minacciosissimi cioè là esatto. era la forza di un'idea alle spalle che rendeva tutto più grande più forte e anche più minaccioso secondo me ecco più perturbante, mm -hmm. i Cybermen perché i Cybermen sì. sono così? perché era gente rivestita di stagnola Esatto. Cioè, uh, il punto non era mai come questa roba veniva fatta, e soprattutto nelle prime stagioni del 2005, era fatta col culo, veramente. Oh, porca va. Cioè, il primo nemico del che nuovo corso sono dei manichini, sono dei manichini sono di i plastica. manichini. Cioè. Ma esatto. proprio quelli dei, se non l'avete visto sono proprio quelli dei, dei, dei negozi, ci cioè sono i manichini quelli brutti sono... dei negozi sì. Brutti. sì sì sì, <ride> per cui no, è, è, il, il punto del dottore è sempre la storia è eh, come viene raccontata a livello di eh, dialoghi a livello di interpretazione e quant'altro, non è mai la resa grafica adesso c'è anche la questione del abbiamo imparato a fare la computer grafica ed è figa, ed è veramente bella eh, eh, voglio farti un'altra domanda adesso. Vai. Secondo te, io che non ho visto il dottore di Judy White, posso guardare direttamente questo speciale? Senza problemi, senza alcun problema, okay. perché veramente non viene mai detto eh, qualcosa in riferimento a, a, quelle, a quelle stagioni a tutto lì. Tutto quello che è successo prima, Ok. Ah, ah, ah che era anche una cosa che succedeva per esempio nel passaggio tra uno showrunner e l'altro che sì. un po' facevano ognuno i cazzi sui per esempio uh, la, uh, la, 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 la direzione di Moffat aveva qualcosa di rimbalzo su quella di Russell più come temi che come trame infatti le storie di Russell di Davis cioè di Moffat uh, scusate di Moffat era tutta quanta un'altra storia, con tutti gli altri personaggi, con tutte le altre situazioni. Sì, sì, sì. Quindi, era, diciamo, era potrebbe proprio... succedere questo. Assolutamente sì. Forse Pedus voleva dire qualcosa? Sì, è, gradi... cioè, è godibile per chi non ha mai visto nulla del trucco. È un reboot. Cioè, e, e, per chi ha visto tutto il resto di eh, Doctor Who, chiaramente ci sono 3500 riferimenti al passato, eh, quindi magari tu non sai chi è donna, ma all'inizio dell'episodio fanno un pratico riassuntino che a me non ha fatto impazzire, però capisco che in qualche maniera dovevano stringere in un minuto, due minuti di riassunto tutta la storia di donna. Ehm, le, la cosa importante da sapere è il tardi sviaccia nel tempo e nello spazio, il dottore è un alieno, ha due cuori fine. <ride> ok, perfetto, mi, mi basta così. Ed è letteralmente eh... immortale. Sì, perché lui si, sì. si rigenera. No, no, ma io, cioè, nel senso io sono, sono così, però volevo sottoporla a Olga, quindi magari c'era... godibilissimo, secondo me. Perfetto. Perfetto. Davvero godibilissimo. Tempi cioè, poi non è neanche lunghissimo perché parliamo di 50 minuti di puntata, forse un pochino di più perché, perché è uno special. Ma è un ottimo punto di inizio. Tant'è che questa nuova stagione eh, si chiama di nuovo stagione perché erano passati da season a series e mo' di nuovo season. Teoricamente è di nuovo una stagione 1 questa, anche se prosegue la storia de degli, ultimi, degli ultimi 60 anni. Okay, che era detto. esattamente quello che succedeva col dottor U di Davis all'inizio eh? perché tu vedevi questo che era il nono dottore che sapevi che c'era un casino alle spalle però non ti diceva mai che cosa era successo non ti diceva mai eccetera non era, non era importante fine della trama tutto quello che era successo no. prima se non vero nel momento che... in cui veniva spiegato a schermo Esatto, tant'è vero che non viene mai detto uh, lui è, è il dottore numero 14, lui è il dottore punto. I, I numeri dei dottori vengono dati per comodità dai fan perché sennò si parla sempre del esatto, dottore è un casino, sì. invece <ride> si parla per interpreti è il numero 10, il numero 11 eh, e via dicendo. Per cui davvero tra l'altro a un certo di... punto c'è stata la questione del fatto che poteva rigenerarsi al massimo 12 volte e poi con una strambata si risolve il fatto che questa cosa non era più limitativa, Sì, e Ti poi, sì, sì, poi l'hanno ulteriormente cambiata nel dottore della, della Whitaker in, in 13. Con un colpo che mh, insomma non mi ha fatto particolarmente impazzire, però vediamo se verrà sviluppata quella storyline. Non credo, sinceramente penso che verrà abbastanza <ride> dimenticata. Purtroppo e per fortuna. Però quest eh, Questa sera alle 8 verrà sbloccato il secondo episodio, quindi si torna, si torna a vederlo. Vuol dire, vuol dire che io domani mattina faccio colazione guardandomi il primo. Sono molto. Io spero, io spero molto, molto come vedo spero che domani mattina tu dorma fino alle mezzogiorno <ride> no, io domani mattina mi sveglio intorno alle 6 così faccio colazione faccio il mio caffè alla giapponese con la V60 e mi, mi ammazzo di PlayStation no, no, mi ammazzo, sì, un, è sì. esatto e bene abbiamo... Guarda, se posso dare un ulteriore consiglietto 5 minuti dai ma è sempre ah, su Dottor Tanto U. non abbiamo tempo. Qua, con qua siamo, siamo in incompleta anarchia. Tutto a posto. <ride> no, ma in realtà è che eh, se volete farvi una risata da fan del Dottor U, però, questa volta c'è il Children in Need di quest'anno eh, che. E racconta un particolare momento della vita del dottore chiaramente in chiave comica perché sono sempre piccoli sketch comici da letteralmente penso 5 cin minuti lo trovate su YouTube gratuitamente basta cercare Doctor Who Children in Need 2023 e vi fate una sana risatina su, su cosa ha combinato il dottore subito prima di atterrare ne su Disney Plus fondamentalmente ottimo ottimo. per 5 e... minuti non dico niente però guardatelo ok e a questo punto se abbiamo finito gli argomenti in scaletta perché Joe Peppo ne ha segnati un altro paio ma io non sono riuscito a vedere nessuna delle due nonostante Slow Horses sia uno dei miei mm delle cose che aspetto sempre di più durante l'anno... infatti penso che adesso mi leggo... a bomba mi leggo un altro romanzo di Le Carré per farvi compagnia... e detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi... in questo giorno semifestivo... insomma perché è sabato mentre stiamo registrando... E grazie, Max. Grazie, Peduz. Sono veramente stata una bellissima chiacchierata come al solito. E noi ci aggiorniamo la prossima volta. Che onestamente con me non so quando sarà, però boh, crediamoci. Così. Alla prossima. Un generico, <ride> ciao. ciao. ciao.